decenni passati, le leggi sull'esportazione di animali marini ornamentali hanno fatto sì che si rivolgesse maggiore attenzione al profitto, a discapito dell'ecosostenibilità dello sforzo di pesca, dello stato di salute delle barriere e delle politiche di benessere animale. L'allevamento e la riproduzione dei pesci invertebrati ornamentali potrebbe ridurre progressivamente la raccolta in natura, con lo scopo di preservare le specie in pericolo e lo stato delle barriere, ambienti di per sé molto delicati. In questo contesto nasce Bioengineering Aquaculture. Il piccolissimo impianto a ciclo chiuso è stato progettato e realizzato facendo riferimento ai precetti della tecnica dell'IMTA, la Integrated Multitrophic Aquaculture, che consiste nel ricreare una catena trofica semplificata nella quale i residui dell'alimentazione e le deiezioni dei pesci vengano riciclate e riutilizzate dalle specie secondarie. In particolare, questo sistema produce, oltre ai pesci, una grande varietà di specie e sottoprodotti, che vengono riutilizzati in altri contesti, ad esempio all'interno dei mangimi che produciamo noi stessi. In sostanza, non buttiamo via niente. Allo stesso tempo, produciamo e coltiviamo rocce artificiali con lo scopo di contribuire a ridurre l'impatto dei prelievi delle stesse in natura. La produzione di fito e zooplancton avviene tramite sistemi semi-automatizzati, monitorati e pilotati dal PC. La qualità dell'acqua viene periodicamente valutata e controllata attraverso l'utilizzo di sistemi elettronici. Abbiamo, ad esempio, la necessità di dosare liquidi in quantità nota e con precisione. Per questo abbiamo realizzato delle batterie di pompe dosimetriche, singolarmente pilotate dal computer centrale. Cerchiamo sempre di orientarci su scelte tecnico-progettuali che sposino i principi della sostenibilità energetica ed ambientale e di mantenerci quanto più possibile energeticamente indipendenti. Abbiamo ad esempio utilizzato dei pannelli di sughero per coibentare le pareti ed utilizzato lastre di policarbonato recuperate per isolare termicamente le finestre. Nella costruzione delle parti tecniche dell'impiantino abbiamo utilizzato una grande quantità di materiali di recupero, spesso riciclati da altre applicazioni, dall'elettronica e l'automazione all'agricoltura. Insomma, mancano i fondi ma non la passione e l'impegno. Quello che avete visto fino ad adesso è quello che stiamo facendo per autofinanziarci le ricerche ed i materiali necessari per portarle avanti. L'obiettivo è di proseguire nel progetto focalizzandoci sull'allevamento di aragoste e di altre specie autoctone minacciate dalla sovrapesca, quali la liotis o orecchia di mare. Se vorrete approfondire o contribuire ad aiutarci nella nostra impresa, i nostri contatti sono nella descrizione del video. Saremo felici di rispondere alle vostre domande ed aggiornarvi sui lavori.